Terzo webinar, come vi dicevo prima, va a toccare l'aspetto dei trasporti e quindi della mobilità elettrica. Quando si parla di auto elettrica, andiamo a toccare un tema che coglie l'attenzione di tutti, ma che non è ancora ben compreso. Quindi, l'auto elettrica conviene? Qual è la sua storia? Quali sono le tipologie di auto elettriche che posso trovare nel mercato? Quali sono i pregi? Quali sono i difetti? Quanto consuma un'auto elettrica? Quindi affronteremo un percorso con lo scopo di comprendere e andare a analizzare se effettivamente l'auto elettrica è accessibile per le nostre esigenze. Andremo a capire effettivamente quello che possiamo fare a casa, quindi capire effettivamente com'è possibile ricaricare l'auto e andremo anche ad affrontare una panoramica di quello che offre oggi il mercato.